Quando usiamo lo strumento, la cassa, il ponte, la tastiera e le corde non sono gli unici elementi esposti alla sporcizia che produciamo suonando. Parte della pece e soprattutto la polvere, col tempo si accumulano anche in altri due posti: gli spigoli tra fascia e fondo e fascia e tavola e all'interno della cassa. Ma niente paura, pulire interamente lo strumento è molto semplice. Per gli spigoli basta armarsi di pazienza e ogni tanto prendersi un po' di tempo per passare il panno di cotone che usiamo per la tavola anche in questi piccoli spazi. Per l'interno la questione è altrettanto semplice. Prendiamo un chicco di riso. Sì, ne basta uno, proprio come per pulire il violino. Lo introduciamo nella cassa attraverso le F. E scuotiamo lo strumento delicatamente. Per non rischiare di spostare l'anima. Per far uscire il chicco di riso c'è sufficiente voltare lo strumento e indirizzare pian piano il chicco verso una delle due F.